Ciao ragazze, benvenute nel canale e in un nuovo video. Ho il piacere di continuare questa collaborazione con la bellissima Paola del canale Lady Glow. Avevamo iniziato una collaborazione circa un mesetto e mezzo fa riguardo gli indispensabili low e high cost. E adesso riproponiamo lo stesso video subito con i prodotti per gli occhi. Sapete, sicuramente conoscerete Paola. Quindi vi lascerò tutte le sue informazioni utili riguardante il suo canale e il suo video gemello al mio giù nell'info box e ovviamente mi raccomando, chi non la segue l'andasse a seguire e ovviamente a visitare il suo canale. Detto questo, ringrazio ancora Paola per la bellissima collaborazione a cui mando già un bacio grandissimo, iniziamo subito e perché i prodotti sono tanti. Gli indispensabili, diciamo, dovrebbero essere uno o due, però perché una make-up addict devo dire che è difficilissimo scegliere uno o due prodotti, quindi ho cercato di limitare quanto più fosse possibile, però devo dire la verità su alcune cose, più di due prodotti, anzi meno di due prodotti non sono riuscita a dire. Allora, partiamo dal primer degli occhi. L'altra volta avevamo parlato del correttore degli occhi, questa volta iniziamo dal primer degli occhi, nel senso che partiamo da lì. E, il primo che vi mostro, che per me è, diciamo, high cost, è uno dei migliori in assoluto, e vi parlo dell'Eyelid Base della linea di Sensai. Sicuramente chi ha fatto la mia scuola, chi comunque conosce i prodotti Sensai, chi ha comprato da me e utilizza questo primer, non potrà dire e non potrà darmi ragione che è uno dei migliori. È un primer anti-età. È un primer che va ad agire anche sulla palpebra mobile, quindi contro la disidratazione, ed è difficile trovare un non primer anti-età. Come senz'altro questo che io adoro della linea di Urban Decay, il Potion Anti-Age, mi piace moltissimo perché è sottile rispetto a quello di Sensai, che è una punta un po' più morbida, però si assorbe immediatamente. Anche questo chi è che non lo conosce, anzi è uno dei prodotti che più se ne parla su YouTube, e in più associa anche il potere di essere anti-età, cosa che, come vi ho detto, non tutti i primer hanno e sicuramente questi due lo hanno. Non posso che non nominarvi però nella linea low cost l'eye base di Kiko, cioè io questo prodotto lo adoro. È uno, diciamo, rispetto a quelli che adesso sto provando, l'anno scorso mi ha accompagnato tantissimo, tant'è vero che è quasi finito. Devo dirvi la verità, mi è piaciuto moltissimo e quando mi finirà lo riprenderò. Mi è stato regalato anche l'eye base, però luminoso. Mi piace, però devo andare per forza ad usare degli ombretti opachi su, cosa che invece questo essendo opaco. Proprio è di un beige molto naturale, soft, devo dire che riesce dopo a essere applicato qualsiasi ombretto su, cosa che sull'altro invece devo, per evitare l'effetto un po' iridescente, lo devo attutire con un ombretto matte. Subito dopo, ovviamente, parliamo dei prodotti delle sopracciglia. E per i prodotti sopracciglia ne ho due, high cost e una low cost. Una high cost, forse userò sempre le stesse, adesso le sto comunque cambiando e provando delle altre, la Crayon Sourcil nella colorazione 40 di Chanel. È una delle mie preferite. Prima di tutto ha una mina in legno. Il colore è un castagno. Color castagna, non con una punta di rosso, ma con una punta di visone, quindi riprende perfettamente il mio colore delle sopracciglia. Avendo questa mina in legno, disegna perfettamente, ha un'ottima tenuta, devo dire che è una delle mie preferite in assoluto. Insieme a questa della linea di Shuimura, la Hardener, la 09, che l'ha presi in Irlanda ed era lunghissima, quasi come le matite per le labbra e per gli occhi di Dio della Palma. Sì, numero 9, ho detto bene. E mi piace perché è un nero ma con una punta di grigio, non è di quelli eccessivamente intensi di colore, quindi dà un tratto comunque definito ma resta naturale, perché mi piace il sopracciglio quando è ben definito, però non è di quelli eccessivamente scuri, doppi, che possono appesantire l'incarnato, perché il sopracciglio resta comunque il sostegno del viso e quindi è da lì che poi parte la zona, diciamo, anche del make-up degli occhi. Quindi questa mi piace molto.
fortissimo perché definisce senza ovviamente appesantire. Nelle low cost la matita di Benecos mi piace moltissimo nella colorazione numero 2 e mi piace perché pur essendo bio disegna perfettamente, la colorazione si fissa senza andar via, perché molte volte uno può pensare che essendo bio un prodotto non sia valido, assolutamente no, e mi piace perché comunque è una mina in legno, non quella ai siliconi, e disegna perfettamente nel colore che è una punta un po' più chiara delle mie sopracciglia, tipo la mattina, che mi piace tenere il make up un po' più leggero. Subito dopo i prodotti per le sopracciglia, sempre in gel, ecco uno che non ho preso ma che è uno dei miei preferiti che adesso ho messo, comunque è la polvere di Shiseido, l'eyebrow compact con il quale mi sono andata a truccare oggi. Mi piace perché ha un pennellino che definisce perfettamente. Adesso mi dovrei alzare per andarla a prendere, il video durerebbe ancora 10 minuti in più, e quindi la polvere, anche quello è un prodotto che mi piace moltissimo. Per quanto riguarda i gel, due senz'altro di low cost che della linea di Essence. Il gel mi piace perché ha un effetto tipo ad acqua, quindi non è di quelle colle o di quei gel che ispessiscono le sopracciglia, quindi certe volte hanno quell'effetto un po' da gomma, cosa che non mi piace proprio, e invece questo non lo dà. Il Brodrama, vabbè, di Maybelline, chi è che non lo conosce, quindi non mi dilungo. Mi piace veramente tantissimo perché riesco ad utilizzarlo anche senza la matita delle sopracciglia, poi ha questo pennellino proprio per tondo, perché si riesce a fare proprio a disegnare perfettamente le sopracciglia. E poi mi piace moltissimo il gel trasparente di Diego della Palma, anche se questo verrà riformulato perché arriverà tutto il kit nuovo per le sopracciglia. Le matite non mi dilungo perché tra le mie preferite in assoluto esistono, c'è la matita di Chanel, la waterproof. Io ho preso la colorazione 997 che è la prugna, ma io le adoro, sono tra le mie in assoluto preferite perché sono resistenti, non si spezzano, sono veramente a lunga tenuta, hanno un tratto deciso ma allo stesso tempo si riescono a sfumare, e quindi devo dire che sono il mio amore per quanto riguarda le matite sopracciglia. Ma nelle high cost io vi nomino anche la matita di Sisley, la Phyto Cool Star, che è una matita sparkling. Mi piace perché i glitter non scendono, quindi non hanno questo fallout che dà fastidio, risulta molto luminosa, si presenta così, e mi piace moltissimo. Ha varie colorazioni e vabbè, io vi ho preso la grigia, comunque devo dire che veramente le straduro, le utilizzo molto per la rima cigliare inferiore, perché quando si chiude l'occhio l'effetto un po' di luminosità mi piace tantissimo. Adoro la Feline di MAC, la utilizzo sempre per l'interno degli occhi, e anche questa di Urban Decay, quindi sono comunque un po' più care perché siamo intorno ai 18 euro, e io le straduro. Medio costo vi posso garantire che questa della linea di Collestar ha un ottimo tratto, un'ottima tenuta, mine in legno, che io adoro le mine in legno, e ha un'ottima resistenza nonché sfumabilità. Nelle low cost per me le preferite in assoluto sono Kiko e Pupa. Kiko è stata veramente quest'anno grandissima rivelazione, perché ho usato sia la mina retrattile, eccola qui, questa qui che si esce ed entra, e nella colorazione in particolar modo la 05, la linea Crystal, che è il straduro, anche la matita classica, la matita occhi nella colorazione marrone, cioè vi posso garantire che la applicavo, la restava, cioè non si toglieva veramente mai, assolutamente. Io le matite le utilizzo sicuramente, diciamo, per sfumare per gli smoky prima di applicare l'eyeliner, e poi sotto per comunque creare il gioco anche di colori, applicare poi sull'ombretto, e non amo fare con la matita il disegno, diciamo, dell'eyeliner, perché trovo che comunque dopo un po' vanno via, e però sotto le testo moltissimo, quindi sapete che chiudendo e aprendo l'occhio la matita comunque tende a un po' a sciogliersi. Queste sono super resistenti. E poi ovviamente mi piacciono le matite di Pupa, sia queste
queste automatiche, ovviamente che sono uscite nelle collezioni precedenti, e adoro la Multiplay perché, essendo i siliconi, si riesce a un'ottima sfumabilità, molto molto morbida. Riesco addirittura a creare un gioco di colore applicandola su tutta la palpebra e poi sfumandola con i colori di ombretti. Fissa perfettamente anche l'ombretto, su un primer devo dire ha una eccezionale tenuta. Questo per quanto riguarda le matite. Gli ombretti voglio andare, ne sono vari, ma vorrei andare velocemente. Allora, prima di tutto io trovo che, io parlo per quanto riguarda i prodotti di profumeria, ovviamente come questi, ma quelli che io ho nel negozio, non posso che non nominare degli indispensabili che per me bisogna almeno avere nella vita, sia gli ombretti a 4 della linea di Chanel e sia gli ombretti a 3 della linea di Shiseido. Gli Chanel, da quando sono cambiati, hanno cambiato, riformulati, scusatemi, hanno cambiato la consistenza, sono versatili, sono ottimi da sfumare, si possono creare anche delle ombreggiature particolari, si possono utilizzare bagnati, quindi wet and dry. Devo dire che non si sciolgono, non colano, nel senso anche come fallout durante la giornata, perché alcuni di Chanel hanno gli sparkling. Devo dire che da quando sono cambiati li stradoro. Shiseido ha una pasta di una morbidezza eccezionale, sfumabilità unica, resistono tutta la giornata. Devo dire che io li stradoro e per me sono tra i migliori in assoluto, che sono tra gli indispensabili. Come palette, perché io stradoro le palette, più forse degli ombretti mono, io vi dico che nelle high cost sicuramente le Naked sono per me tra le migliori, quindi mi piacciono moltissimo perché hanno tanti colori, quindi non ve ne sto a parlare perché ovviamente chi le conosce sa che sono veramente ottime nella sfumabilità. Poi possono non piacere i colori, però la resa veramente eccezionale. Per quanto riguarda invece le low cost, io vi vado a menzionare quest'anno la Maybelline, che mi è piaciuta moltissimo. Devo dire che veramente io l'ho pagata sugli 8,90 euro a Berlino e sono stata felicissima. Scendendo ancora, anzi restando su questo prezzo, la Makeup Revolution, perché anche per me sono state delle scoperte e che devo dire mi è piaciuta moltissimo. Questa in particolar modo è il dupe della linea di sempre della Too Faced, quella al cioccolato, la Bare Chocolate, che mi piace moltissimo. E poi proprio low cost, la Wet n Wild, questa nelle colorazioni del bronzo, del verde, che mi è stata regalata, che io stradoro, e le Sleek, con le quali mi trovo veramente benissimo e costano, diciamo, relativamente poco, perché questa quando la comprai da Sephora la pagai all'incirca 9 euro. Quindi come palette queste sono per me veramente tra le migliori, sia low cost che high cost. Nei mono invece, prettamente ombretti in crema. Allora, nell'high cost, anzi, parliamo di uno in particolar modo che non è, è una sorta di ombretto in crema pressato, pur non essendo in crema, e vi parlo di questo che è l'Ice to Kill di Giorgio Armani, che nella sua consistenza, nella sua composizione è unico in assoluto, devo dire la verità, e fa dei colori eccezionali. Io ne ho preso uno perché per mostrarvi, quello lì nel viola, nel prugna, lo stradoro, è cangiante, dona dei riflessi metallici, illumina l'iride, veramente fa dei colori meravigliosi, e per quello che sicuramente costa, perché un ombretto mono costa di più, vale tutto quello che voi andate a spendere per questo ombretto. Quindi se non lo conoscete vi consiglio di provarlo. E ancora nell'high cost di ombretto mono, uno dei miei preferiti in assoluto, nonché migliore, il Deborah, l'ombretto mono wet sempre in dry metal, lo stradoro e infatti è usatissimo, lo vado ad applicare molto nell'angolo interno punto luce, arcata sopraccigliare o anche sotto per sfumare uno smoky, e questi come, diciamo, polvere mi piacciono da morire. Restando in tema invece degli ombretti in crema, quelli high cost per me tra i migliori in assoluto, non posso che non citarvi gli Ombre Illusion della linea di Chanel, questo nel caso particolare il Rouge Noir della collezione Rouge Noir, che io stradoro perché
A me non hanno mai dato problematiche, non si sono mai, diciamo, staccati. Riesco a sfumarli perfettamente anche se sono con un pennello piatto o comunque anche bombato quando non voglio un effetto, quando voglio un effetto molto naturale, e hanno un'ottima tenuta. Colori poi, vabbè, brillantissimi, luminosissimi, e devo dire che Chanel, alcuni prodotti, se non tutti, perché tutti sarebbe poi esagerato, ma veramente è il top. E l'altro che in crema che mi piace da morire, High Cost, è il prolonger della linea di MAC. Devo dire che fa dei colori bellissimi, particolari, che si possono utilizzare e da base e nella piega palpebrale e come ombreggiatura. Mi piacciono moltissimo, ottima tenuta, ottima diciamo scrivenza. Si riesce a sfumare anche su un ombretto in polvere. Devo dire, mi piacciono veramente da morire e per me sono gli indispensabili che non possono mancare. Restando invece nel low cost, per me sono senz'altro il Pupa Bump, non mi veniva il termine, che io stradoro, morbidissimo, luminoso, cangiante allo stesso tempo. Devo dire che io ne ho vari, tra cui sia questo che utilizzo moltissimo, che è anche il viola. Cioè, veramente, poi applicato anche su di una matita e poi su applicato una polvere, veramente si fissano tutta la giornata. E mi è piaciuto anche moltissimo questo della linea di Kiko, anche se nell'ultimo periodo si sta un po', diciamo, venendo a pezzi, cadendo a pezzi, e questa è l'unica cosa che non mi piace, però devo dire, è sottile, non è gommoso, si riesce a sfumare tranquillamente e devo dire che ha un'ottima resistenza. Ultimi ombretti, gli stick. E qui troviamo gli stick della linea di, vabbè, di Chanel, che io stradoro, che sono gli stilo eyeshadow. Li ho portati anche quest'estate, li ha riformulati anche per quest'estate. Devo dire che sono tra i miei preferiti. Cioè, ragazze, vi posso garantire che potete sia sfumarlo che non sfumarlo, resta così com'è, dalla mattina alla sera, anche quando quest'estate ha fatto proprio quel caldo torrido che veramente non si scioglievano mai. Quindi si deve assolutamente avere, come piacevolissima scoperta dell'anno scorso, nonché un indispensabile, il Fullmetal Eyeshadow. Con questo applicatore particolare, eccolo qui, si può tranquillamente utilizzare su tutta l'arcata sopraccigliare e palpebra mobile, ma allo stesso tempo si può creare anche un effetto banana, perché vedete che questo pennellino è particolare. Sottile, non crea spessore rispetto ad una crema che potrebbe creare spessore. Devo dire che mi piacciono veramente da morire. Invece nel low cost mi piacciono moltissimo e non potrei farne a meno questi, sempre della linea di Pupa, il Long Lasting Eye Stilo. Mi piacciono perché hanno, vedete, proprio questo effetto di penna, di, diciamo, doppia, quindi si riesce a colorare tutta la palpebra mobile. E allo stesso tempo, per me sono stati una grandissima rivelazione, nonché mi trovo benissimo, per le stick eyeshadow della linea di Deborah, una sorta tra crema e polvere, quindi una sorta un po' particolare, e mi piace perché si fissa, si può sfumare tranquillamente, non c'è bisogno di ritocco durante la giornata. Mi piacciono veramente molto. Concludendo i mascara, pezzo forte, e parliamo del cigno, il collo da cigno della linea di grandioso di Lancôme, quindi veramente con il quale si riusciva, aspettate perché ce li ho tutti in mano, si riusciva tranquillamente a scolpire la ciglia, quindi con questo pennellino ergonomico particolare a prendere tutto il panorama delle ciglia, e ovviamente è un effetto anche di riempimento e lunghezza. Ancora è stato l'anno di Guerlain, secondo me è mascara superbo che non si può non avere nella High Cost, eccolo qui. E comunque anche questo della linea di Chanel, Le Volume Ultra Noir, che l'effetto, vabbè, è meraviglioso. L'avete visto anche all'opera. E per concludere, quello della linea di Makeup Studio di Diego Della Palma, che ha sempre questo pennellino particolare, piccolino, quindi che prende tutto il panorama proprio delle ciglia, ma fa delle ciglia veramente lunghissime, folte, e per il prezzo che ha è medio, perché non è né low ma neanche high. Restando invece nei low cost, sicuramente
questi due della linea di Essence che mi sono stati regalati. Li adoro entrambi, mi piacciono entrambi e svolgono il loro lavoro veramente bene. Questo in particolar modo che ha questo pennellino ricurvo, vedete? Quindi che si riesce a prendere anche da sotto per un effetto anche di volume e poi girato per l'effetto ricurvo. E questo che invece ha un pennellino un po' più doppio, vedete sempre all'esterno, sottile alla fine, quindi per prendere anche l'interno, mi piace moltissimo. E questo ha un effetto molto molto, secondo me, più allungante dell'altro. Per concludere, questo che l'ho pagato 4,40-4,50 euro, Bottega Verde, è stato veramente un grandissimo mascara a tutto volume. Mi piace perché vuole richiamare il dupe del mascara o di Dior o ovviamente di Givenchy nel Noir Volume e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi questi sono stati personalmente i miei prodotti indispensabili high e low cost, quindi ho cercato di fare quanto più veloce possibile. Spero che innanzitutto questo video vi sia piaciuto. Questa collaborazione io sono stata contentissima di averla fatta, ma ne mancherà ancora uno per le labbra, là ce ne saranno delle belle e forse 20 minuti non ci basteranno. E io ringrazio ancora di cuore Paola per questa stupenda collaborazione. Vi lascerò di nuovo, ripeto, tutti i link utili giù. Fatemi sapere anche quali sono stati i vostri e spero di avervi fatto non solo compagnia, ma che il video vi sia piaciuto e che vi abbia mostrato dei prodotti che potevate non conoscere. Io vi mando un grande bacio, ricordate di spolliciare e di iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto per non perdere le prossime review e di seguirmi su tutti i social che ovviamente conoscete, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi mando un bacio grande e ci diamo appuntamento al prossimo video.